Ciao, sono Francesco, benvenuti a una nuova avventura nella mia cucina. Oggi sperimentiamo con qualcosa di leggermente diverso. Prendiamo una ricetta per la torta alla menta che mi ha dato la mia amica e collega Nicola dal lavoro, me l'ha fatta provare, buonissima, e la trasformiamo in una ricetta per dei cupcake alla menta e cioccolato. Facciamo una sorta di after egg. Quindi questa è la ricetta di Nicola, la torta alla menta, con anche le mie note già scritte, infatti prenderò un corso d'opera, carta e penna, così non mi dimentico niente. E compiamo le nostre tre solite operazioni preliminari. La prima è quella di preriscaldare il forno a 170 gradi questa volta. Togliamo gli ingredienti freddi di frigo un'oretta circa prima di cominciare e li premisuriamo tutti quanti, così è velocissimo andare con un filo di gas, come diciamo in Romagna. E ultimo, ma non da meno, prefoderiamo la nostra teglia da muffin con i pirottini di carta, questa volta verdi perché la menta è il colore che chiama. Quindi direi che possiamo cominciare. Nella ciotola del nostro mixer elettrico, questa volta dotato di frusta a filo, mettiamo 3 uova fresche, ma a temperatura ambiente, e 120 grammi, controllo che la ricetta sia giusta, 120 grammi, non dovremmo sbagliare, di zucchero bianco. Facciamo andare il mixer a una velocità medio-alta, quindi in questo caso diciamo una velocità 8, fino a che il composto diventi soffice, spumoso e bello chiaro, e una volta sollevata la frusta ci sia una sorta di traccia sull'impasto stesso, ma vediamo e cominciamo. Dopo circa 5 minuti possiamo vedere come il composto sia diventato bello spumoso, infatti lo si vede anche ad occhio nudo, è una sorta di bella, come dire, crema, sembra quasi un mascarpone, molto buono. Ovviamente non vogliamo che si smonti e quindi bisogna agire abbastanza in fretta. Quindi quello che faremo adesso sarà mescolare gli ingredienti liquidi tutti insieme. In una ciotola graduata combiniamo i nostri ingredienti liquidi, quindi 12 centilitri di olio di soia. Nicola ha scritto olio d'oliva, io provo con l'olio di soia che è il mio preferito, anche perché lascia un sapore meno forte. 2 cucchiai di rum, a Nicola piace bere evidentemente, li ucciderà quando vedrà questo video. 200 ml di panna da cucina. Di nuovo, si può utilizzare anche lo yogurt, Nicola suggerisce lo yogurt, io non ce l'avevo in casa, quindi ho fatto con quello che ho, anche perché secondo me, un po' usando l'esperienza passata degli altri vari cupcake al cioccolato, di solito non viene male, quindi non si sa mai. Mescoliamo il tutto, ma non ci dimentichiamo chiaramente di aggiungere 2 bei cucchiaini di estratto naturale di menta, ovviamente, se no che cupcake alla menta sarebbero. 1 e 2, voilà. E poi aggiungiamo anche qualche goccia di colorante per dolci in gel verde, così diamo chiaramente l'idea del verde, che più verde non si può. Voilà. Un paio di gocce dovrebbero bastare, comunque, perché il gel è molto concentrato. Ora riaccendiamo il nostro mixer e aggiungiamo lentamente il nostro composto liquido. A questo punto il nostro impasto è diventato di un colore verde menta bellissimo, ma è importante non smontare il composto, quindi aggiungiamo la farina in una maniera un po' inusuale. 220 grammi in totale, 110 di farina 00 e 110 di farina per dolci, così risulta molto più morbido, e aggiungiamo una bustina intera di lievito per dolci, lievito vanigliato, quindi non c'è bisogno di qualsiasi altra roba. Con l'aiuto di una frusta metallica mischiamo bene gli ingredienti, è un po' come setacciarli in questo caso, sono un po' sfaticato per quanto riguarda il setaccio, quindi in questo modo risultano ben amalgamati. Ora, quello che faremo per non smontare, attenzione, il composto, sarà quello di aggiungere una piccola quantità, circa un quarto, e dare un giro di mixer veloce, ma non troppo. Quindi, aggiungiamo un quarto della miscela e diamo un giro massimo. Voilà. Così una sorta di... così incorporiamo la farina, ma non smontiamo il composto. Secondo quarto. Sappiamo che quando aggiungiamo la farina non bisogna mai mescolare troppo il composto, sennò
Il cupcake risulta troppo duro. Ovviamente vedremo un po' di fumo, ma non importa, sono i nostri effetti speciali. Ultima aggiunta di fine. A questo punto finiamo la nostra ultima impastata a mano. Qui siamo sicuri proprio che il composto non sia troppo lavorato. E aggiungiamo 100 g di gocce di cioccolato. Però, per evitare che queste cadano tutte sul fondo, prendiamo un cucchiaio di farina e lo versiamo sopra le gocce di cioccolato. Così, in questo caso, praticamente, le stiamo ricoprendo tutte quante, queste simpatiche gocce di cioccolato, di farina, in questo caso, così non cadono tutte quante sul fondo del cupcake, ma rimarranno belle sospese, così speriamo, all'interno dell'impasto. Quello che facciamo poi sarà aggiungerle a mano all'interno del composto e le mescoliamo molto delicatamente con una frusta, con una spatola a mano. Questo tra l'altro è il mio ultimo acquisto americano, la spatola di Martha Stewart, di cui vado molto fiero. A questo punto, con una paletta da gelataio, la nostra classica, distribuiamo all'interno di ciascun pirottino una pallina di impasto. In questo modo si cuoce in maniera più uniforme. Tutto verde, sembra i visitors. La ricetta sarà circa per, secondo me, 12, forse 18 cupcake. Se avete una teglia piccolina, in forno è l'ideale, perché si infornano una accanto all'altra, nel forno classico, e almeno così si riesce a utilizzare tutto l'impasto. A questo punto inforniamo i nostri cupcake nel forno già preriscaldato a 170 gradi per circa 20 minuti, proviamo, prova stuzzicadente a 20 minuti e ci vediamo fra poco. Mentre i cupcake sono nel forno che si stanno cucinando, quindi mentre il cioccolato si stanno sposando e stanno facendo le loro cose, noi prepariamo una classica ricetta di frosting al nostro bel Philadelphia, che però aromatizzeremo alla menta e coloreremo leggermente di verde, perché non fa mai male, colorante naturale ovviamente. Quindi, quasi a occhi chiusi, no, sempre molta attenzione in cucina, 200 g di burro freddo di frigo tagliato a pezzettini che ridurremo in una crema soffice e morbida. Una volta che il burro si è leggermente ammorbidito, quindi diventa, si vedono quei classici ciuffetti che ci fa capire che comunque non sono più duri, aggiungiamo un panetto di burro alla volta, riducendo la velocità del mixer a minima, quindi una, non vogliamo che il composto incorpori troppa aria. 5 panetti di Philadelphia in tutto, 400 g. A questo punto ricordiamoci di raschiare i bordi della ciotola e la lama piatta, assicurandoci che burro e Philadelphia siano completamente amalgamati e che non ci siano sacchi di burro o di formaggio sparsi in giro. Come passo successivo aggiungiamo una bustina e mezzo di zucchero a velo, ovviamente setacciato. Setacciamolo direttamente sul frosting, non è un grosso problema. E riprendiamo a mescolare sempre a velocità 1 sul nostro mixer. Notiamo come a questo punto il frosting da molto grumoso diventa liscio, omogeneo e molto più bianco. A questo punto aggiungiamo un cucchiaino di estratto naturale di vaniglia. Ma allora! A questo punto aggiungiamo un cucchiaino di estratto naturale di menta. E qualche goccia, un paio, non troppe, di colorante per dolci verde. A questo punto il nostro frosting al Philadelphia aromatizzato alla menta è pronto, sentiamolo. Buonissimo. Sentiamone poco, se no è un brutto segno se lo finiamo tutto subito. Voilà. Lo trasferiamo in una ciotola di vetro e poi lo lasciamo riposare un po' in frigo, così non che ne abbia bisogno, perché è bello solido, però comunque lo conserviamo in attesa che i cupcake si raffreddino, soprattutto se fuori è caldo. Il mio consiglio è quello di tenere sempre il frosting in frigorifero, soprattutto con questi mesi che arriveranno. Lo ricopriamo con la pellicola e intanto aspettiamo, dovrebbe essere
5 minuti e i cupcake sono pronti. Dopo 20 minuti, eccoli qua, bellissimi, i nostri cupcake alla mente e cioccolato. Prova stuzzicadente superata, speriamo la prova costume sia superata altrettanto bene. Le lasciamo riposare per circa 10 minuti sulla loro gratella nella teglia, poi li estraiamo magari aiutandoci con una forchetta se sono difficili da prendere e li lasciamo riposare completamente per passare alla fase. Una volta che i nostri cupcake si sono completamente raffreddati, riempiamo una sacca posh con la nostra bellissima Philadelphia aromatizzata alla menta e poi con una bocchettina, se la vogliamo in questo caso una bocchetta a stella, disegniamo partendo dall'esterno verso l'interno un cerchio e così decoriamo il nostro bel cupcake. Faccio solamente i primi voilà. Ora, quello che potremmo fare, eccoli qua, decorati con una sorta di forma stella, quello che potremmo fare è la seguente cosa. Cacao in polvere, andando molto molto leggeri, e poi mi è venuto in mente che nella mia erboristeria ho trovato delle caramelline alla menta di tutti i colori, tra le quali anche una verde. Ora guardiamo se mi ricordo dove le ho messe. Eccole qua. Tante caramelline, vado a pescare proprio, eccole qua, sono tante, sono tutte quante alla menta. Sono anche molto buone, ne ho viste qualcuna verde, quindi quello che faccio sarà andare, eccole qua, a prendere la caramellina verde e a mettergliela sopra. Così quando uno mangerà il cupcake sentirà anche il sapore della caramellina alla menta. Questo direi che per oggi la missione è compiuta. Ci vediamo la prossima volta qui sul canale di YouTube, o se no, se avete qualsiasi altro commento, suggerimento, perché no, sono molto molto ben accetti, soprattutto se aiutano a crescere. Se no, ci vediamo qui su Facebook, su Pan di Spagna, sul blog, su Twitter. Praticamente non c'è scusa per non vedere.